Il decreto che abbiamo analizzato oggi e che stiamo per votare definitivamente in quest'Aula è un decreto che ha una parte di questioni assolutamente positive ed anche urgenti. Mi riferisco soprattutto alla filiera lattiero-casearia e anche all'urgenza della problematica delle fitopatie sugli oliveti. E questo giustifica la decretazione d'urgenza. Ciò che è da un lato incomprensibile è però il fatto che il collegato agricoltura alla legge di stabilità sia ancora in sospeso. All'interno di quel collegato vi erano, dal nostro punto di vista, argomentazioni contenuti che rispondevano, che dovevano essere urgenti e che rispondevano in maniera più forte alle esigenze del mondo agricolo. In tutto questo noi ci basiamo sulla valutazione che ognuno di noi dà in quest'Aula dell'importanza dell'agricoltura, che per noi è un settore fondamentale, trainante anche a livello economico, e lo dimostrano i dati anche del prodotto interno lordo nazionale, ma è anche e soprattutto tutela del territorio, è anche e soprattutto tradizione, è anche e soprattutto salvaguardia ambientale. Noi riteniamo questo un settore fondamentale, un settore che questo governo ha però in alcuni casi profondamente colpito. Parlo soprattutto dell'IMU agricola, parlo delle accise sul gasolio agricolo e parlo di altre questioni dove si è un po' fatto cassa con questo mondo già tartassato e in grandissima crisi per motivi di mercato. Manca per cui una semplificazione richiesta dal mondo agricolo, tanto auspicata ma che ancora non si vede, manca assolutamente una revisione di quella imposizione fiscale che è in certe situazioni vessatoria e anche sicuramente in certi settori profondamente colpiti dalla crisi di mercato e anche dalla crisi economica. Manca liquidità al mondo agricolo e dal nostro punto di vista è sbagliato richiedere in tutti gli strumenti che vengono adottati per il mondo agricolo fideiussioni o assicurazioni che poi vengono richieste alle banche, che poi costano e che non sempre comunque vengono date. È sbagliato soprattutto avere una visione centralistica dell'agricoltura, perché questo il territorio nazionale non è un territorio omogeneo, è un territorio che ha particolarità, che ha specificità, e noi contiamo invece che le regioni abbiano un ruolo più attivo, ma anche e soprattutto più deleghe dal punto di vista legislativo per rispondere meglio alle esigenze dei singoli territori. È sbagliato dal nostro punto di vista, l'abbiamo detto nella fase di dibattito sugli emendamenti, utilizzare il fondo lattiero-caseario creato con la legge di stabilità per andare a coprire l'emergenza degli oliveti. È sbagliato perché si prende da un lato e si toglie e si mette da una parte, ma sempre soldi lì all'interno del mondo e del settore dell'agricoltura erano. Ci sono dei problemi da affrontare, problemi che non sono stati risolti nel semestre europeo, parlo dell'Italian Sounding. Bisognerà vedere soprattutto quanti effetti benefici porterà la Carta di Milano. Noi pensiamo poco, c'è l'embargo russo che colpisce ancora molto tutto il nostro settore alimentare, parliamo di circa 30 miliardi di mancato indotto, e poi soprattutto credo che noi pensiamo che il confronto rispetto all'agricoltura e al mondo agricolo sia un confronto che ha come obiettivo quello di non far chiudere più imprese agricole. E per non far chiudere più le imprese, per non far chiudere più le stalle, c'è sicuramente bisogno di strumenti più efficaci, di una risposta migliore che oggi questo governo non dà, che non ha ancora dato, che non ha ancora affrontato. E noi pensiamo anche che ci sia bisogno di creare degli strumenti ad hoc anche per il cambio generazionale delle imprese del mondo agricolo e degli allevatori. Questo
Queste sono per noi le questioni fondamentali che questo governo non ha ancora affrontato. Noi ci asterremo su questo decreto perché ha assolutamente alcune positività e lo ribadiamo, ma allo stesso modo non risponde alle vere emergenze, urgenze di tutto il mondo agricolo. Chiudo facendo un inciso su alcuni riferimenti che hanno portato alcuni colleghi in quest'Aula rispetto alla questione quote latte. Noi, lo dico chiaramente, siamo per la commissione d'indagine. Noi siamo e sosteniamo la commissione d'indagine che deve avere obiettivi di chiarezza e se andiamo a ricercare quella chiarezza noi ci siamo e siamo anche sicuri che quella chiarezza smentirà alcune parole dette anche oggi in quest'Aula.